Fanciulle e fanciulli, eccoci qui per parlare dei prodotti preferiti del mese di ottobre. Ci siamo, il mese di ottobre. Cominciamo dai blush. Blush, sapete che ormai sono nel mio periodo cremoso, e quindi blush che uso sempre tutti i giorni alternati uno o l'altro. Se voglio un effetto più naturale, prendo questo qua, uso questo qua della Stila, che è Lilium, ormai l'avete visto mille volte, che è questo. Bellissimo color carne. Invece, se voglio un effetto un po' più marcato, come quello che indosso oggi, uso il Dream Il Bouncy Blush, che è questo, un po' più rosso. E questo è il 50, però appunto mi hanno detto che in Italia non è venduto, quindi venduto solo all'estero. Se qualcuno abita all'estero, oppure se avete qualche amico che va all'estero, oppure voi andate all'estero, prendeteli perché sono veramente carini e danno un effetto molto naturale. In tantissime mi avete chiesto come faccio a stendere i blush cremosi. Io uso i pennelli, quelli morbidi, con le setole però rigide. Il mio preferito in assoluto è il 45 di Sephora. In questo momento non ce l'ho qui, comunque vabbè, lo conoscete tutti. Il pennello che anche Sephora consiglia proprio per la stesura del fondo minerale. E qui mi trovo benissimo con quello perché ha le setole morbidissime, perché veramente per me è il pennello coccola quello. Però ha le setole rigide, quindi prende bene il prodotto, perché se prendete un pennello che ha le setole troppo morbide, non va bene. Invece con le setole rigide prendete solo il colore in punta e quindi non avete sprechi di prodotti e lo applica alla perfezione. E con quello utilizzo, metto prima il fondo, io uso sempre questo qua, ormai da quest'estate uso sempre questo qua di Bare Minerals, il Fairy Light, che è la colorazione più chiara che c'è in Italia, e anche adesso ce l'ho indosso, metto questo. E poi con lo stesso pennello applico il blush, così devo pulire un pennello solo, perché sapete che io lavo i pennelli dopo ogni singolo utilizzo. Poi sulle labbra, ormai vabbè, oggi no, oggi ho lo snob e tutte le volte che uso lo snob tutti: ma ti sei rifatta le labbra? No, ogni volta dico no, è il colore snob, lo ripeto, secondo me i colori chiari, opachi, danno un volume alle labbra che nessun gloss riuscirà mai a dare. Mai dare. E infatti, tutte le volte che uso questo colore, tutti mi dicono: wow, hai delle labbra polpose, morbide. Ecco l'effetto del rossetto snob. Provatelo, provatelo anche voi, poi ditemi se non è così. Io l'effetto rimpolpante che ho avuto con lo snob non l'ho avuto con nessun gloss al mondo. Sulle labbra, dicevo, sapete che sono nel mio periodo proprio basico, ormai da quest'estate che uso la riga di eyeliner nera, che è questa, che è questo eyeliner di Project. Ormai sta tirando gli ultimi perché si è seccato. Questo è il metodo più semplice per mettere l'eyeliner. Non eyeliner in gel, non le matite, non gli eyeliner liquidi, ecco. Prendete questi qua a penna, sono il metodo più semplice per applicare l'eyeliner, ve l'assicuro. Poi farò un video proprio per spiegarvi tutti i metodi più semplici che ho escogitato in questi anni per fare la riga perfetta. Quindi questo qui è quello che uso di più. Devo ricomprarlo perché appunto ormai si è asciugato. E sulle labbra invece uso un rosso, che può essere quello della NYX che vi ho fatto vedere, il Monte Carlo, oppure il Russian Red o Ruby Woo. Comunque ne ho tanti di rossetti rossi. Anzi, ho fatto anche un video sui rossetti rossi, poi adesso non so se lo caricherò prima o dopo di questo. Comunque, e ci sono tutti i miei rossetti rossi preferiti. Poi sugli occhi mi piace tantissimissimo, da quando l'ho comprato uso tantissimo questo qua, il Color Tattoo, il 24 Hour, il quello della Maybelline. Questo qua è il 20, che è il turchese, ed è un colore stupendo. Anche in questo momento indosso il trucco che faccio spesso. Quando proprio non ho voglia di truccarmi, faccio una riga di eyeliner, come dicevo, con le labbra rosse. Quando ho un po' più voglia di truccarmi, faccio questo trucco o un altro, che
Poi vi farò un tutorial perché sia di questo trucco che dell'altro, perché secondo me meritano, perché sono velocissimi, ma vedete come danno intensità allo sguardo, mi piacciono tantissimo. E lo potete fare o con questo qua di Astra, il numero 5, oppure con questi qua, sono molto simili. Io oggi ho questo qua di là Astra, questo qua di là Astra è molto molto più luminoso, molto più flash. Questo qui, il Maybelline, è più lavorabile, può dare un effetto molto leggero, quindi quasi un azzurro, o se no può diventare proprio così intenso, dipende proprio da come lo lavorate. Questi due approvatissimi. Gli altri ombretti che ho usato tantissimo, voi direte sei pazza, perché? Una mia amica, ciao Lori, mi ha regalato questo ombretto di Kiko, il 213, che questo color meraviglioso, cioè è entrato nella mia top 5 dei colori preferiti e io lo abbino al famosissimo ombrettino, quello di Deborah che vi ho fatto vedere, il numero 6, com'è che si chiamano questi? Il metal 24 ore metal. Anzi, tra l'altro, nel concorso nel video che ho fatto dove regalavo questo ombretto, ho messo il nome della vincitrice nel box informazioni, ma non si è ancora fatta viva. Quindi andate su quel video, anzi, vi metterò qua sotto il link nel box informazioni. E come vi metterò tutto quello che indosso, tutto quello che ho, vi metterò là sotto nel box informazioni, c'è ogni risposta a tutte le vostre domande. E non si è ancora fatta viva, quindi se ti fai viva, così almeno ti spedisco questo ombrettino, non questo usato, quello nuovo. Comunque, poi vi farò il tutorial. Cosa faccio? Metto questo qua sulla palpebra mobile e sopra ci metto questo e viene un colore fantasmagorico. È bellissimo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo, con sopra questo, viene, vabbè. Il colore è questo, vi faccio vedere se no solo questo e solo questo. È una cosa che dovremmo fare tutti più spesso. Non usiamo un colore solo per quello che ha, quello che è. Mischiamo i colori insieme, anche colori particolari come questi, per ottenere tinte inedite. Questo qua è il verde da solo, questi qua sono i due colori mischiati e quello lì è il colore da solo, vedete? Guardate che bello questo effetto, perché dà questo effetto acqua su questo altro colore. Cioè, mi è piaciuto tantissimo. Sembra ho un terzo ombretto, appunto, mischiando solo i due colori. E sono favolosi, quindi giocate, giocate con tutti i prodotti che avete a casa, sovrapponetele uno all'altro, i prodotti opachi con quelli glitterati, con quelli shimmer. Divertitevi, insomma, divertitevi. Matita che uso di più in assoluto è la verde, e quando faccio questo colore qua turchese uso questa che è la 401 di 401 di Pupa, che è questo color, diciamo un verde acqua, un turchese, sì, un verde acqua. Colore bellissimo e sta benissimo quando la metto a questa, perché essendo meno luminoso questo, io faccio una riga con questo colore e dà una luce incredibile all'occhio. Poi vabbè, la matita nera invece ne vario ogni giorno, prendo la prima che mi capita. Il mascara, quello che indosso anche in questo momento, è questo qua che mi piace tanto, il 100% volume extra di Debby, che è questo qua che ha lo scovolone più grosso che abbia mai visto. Guardate, grosso come il mio pollice. Allora, questi sono tutti i miei prodotti preferiti. Ah, scusatemi. Ovviamente questi ombretti e questi qua turchesi sono abbinati alla Naked. Naked 1, Naked 2, io le utilizzo tantissimo, le uso tutti i santi giorni. Utilizzando i colori chiari, questi è proprio per dare la luce all'occhio, e tutti i colori scuri per fare proprio l'ombra nella piega. Una o l'altra, quella che la prima che trovo a disposizione uso. Non saprei ancora decidermi quale delle due, fra quale delle due, qual è la migliore, quale consigliarvi fra le due. Con questo è tutto, spero di esservi stata utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle e fanciulli, ciao!
su J'adore le bon ton. In questo video parleremo di regali.